calda. Ci aspettiamo ogni momento che un obice di artiglieria ci cada addosso, ammazzando e mutilando uomini, e di giorno non osiamo alzare la testa fuori dalla terra per paura del cecchino. E poi la pioggia cade quasi ogni giorno. Naturalmente si raccoglie proprio nelle trincee, da cui dobbiamo aggrottarla con pentole e padelle, e con la pioggia è venuto il fango, profondo un piede. S'appiccica e sporca tutto, e ci risucchia gli scarponi. Una recluta ha avuto i piedi bloccati nel fango e poi anche le mani quando ha cercato di liberarsi. Abbiamo acceso un gran falò e noi tutti attorno, inglesi in cachi e tedeschi in grigio. Devo dire che i tedeschi erano vestiti meglio, con le divise pulite per la festa. Solo un paio di noi parlano il tedesco, ma molti tedeschi sapevano l'inglese. Ad uno di loro ho chiesto come mai. Molti di noi hanno lavorato in Inghilterra, ha risposto. Prima di questo sono stato cameriere all'Hotel Cecil. Forse ho servito alla tua tavola. Forse, ho risposto ridendo. Mi ha raccontato che aveva la ragazza a Londra e che la guerra ha interrotto il loro progetto di matrimonio. E io gli ho detto, non ti preoccupare, prima di Pasqua vi avremo battuti e tu potrai tornare a sposarla. Si è messo a ridere, poi mi ha chiesto se poteva mandare una cartolina alla ragazza ed io ho promesso. Un altro tedesco è stato portabagagli alla Victoria Station. Mi ha fatto vedere le foto della sua famiglia che sta a Monaco. Sua sorella maggiore non è niente male. Io gli ho detto che mi piacerebbe conoscerla. Lui, raggiante, mi ha detto che gli piacerebbe molto e mi ha dato l'indirizzo. Anche quelli che non riuscivano a parlare si scambiavano doni, i loro sigari con le nostre sigarette, noi il tè, loro il caffè, noi la carne in scatola e loro le salsicce. Ci siamo scambiati mostrine e bottoni e uno dei nostri se n'è uscito con il tremendo elmetto col chiodo. Anch'io ho cambiato un coltello pieghevole con una cintura di cuoio, un bel ricordo che ti mostrerò quando torno a casa. Ci siamo scambiati anche dei giornali e i tedeschi se la ridevano leggendo i nostri. Ci hanno dato per certo che la Francia è alle corde e la Russia quasi disfatta. Non abbiamo ribattuto che non era vero e loro, va bene, voi credete ai vostri giornali e noi ai nostri. È chiaro che gli raccontano delle balle, ma dopo averli incontrati anch'io mi chiedo fino a che punto i nostri giornali dicano la verità. Questi non sono i barbari selvaggi di cui abbiamo tanto letto, sono uomini con case e famiglie, paure e speranze. Sì, amor di patria, insomma, sono uomini come noi, non come hanno potuto indurci a credere altrimenti? Siccome si faceva tardi, abbiamo cantato insieme qualche altra canzonetta attorno al falò. Poi ci siamo separati con la promessa di reincontrarci l'indomani e magari organizzare una partita di calcio. Stavo tornando alla trincea quando un tedesco più avanzato mi ha preso il braccio e mi ha detto: Dio mio, perché non possiamo fare la pace e tornare a casa? Io ho detto, senza cattiveria, chiedilo al tuo imperatore. Lui mi ha guardato scrutandomi. Forse, amico, ma dobbiamo chiederlo anche al nostro cuore. E insomma, sorella mia, c'è mai stata una vigilia di Natale come questa?